Cari amici miei, uno spazio dedicato a Sia. Scusate se la prendo un poco da lontano. Matt è diventato sindaco a giugno del 2015. Il 15 giugno del 2015 il comune di Cerignola aveva un debito con Sia pari a 6 milioni di euro più interessi. Al dicembre 2018, 31 dicembre 2018, sono passati 3 anni e 6 mesi, il debito accertato in confronto e quindi condiviso fra Sia e Comune di Cerignola ammonta a 2.761.000 euro comprensivi del 10% di IVA. In 42 mesi di mandato del sindaco Metta, il debito del Comune di Cerignola con la SIA è stato ridotto di 3.238.000 euro, oltre il 50%. Non solo, ma nel periodo in cui io sono stato sindaco e sono sindaco, il contratto originariamente stimato per 4.700.000 euro all'anno, ed erano contratti sottostimati perché poi gli altri soldi li prendevano dalla discarica, è passato a circa 8 milioni e rotti, si è praticamente raddoppiato. Mi pare quindi che in 3 anni e 8 mesi, oltre ad aver ridotto di 3 milioni 238 mila euro il debito con SIA, noi abbiamo anche coperto l'aumento al 50% di più, 100% in più, scusate, non il 50%, dell'ammontare del contratto di servizio. Tutti i comuni, compreso Cerignola, quindi Cerignola più i 5 reali siti, tutti e 6 comuni hanno sottoscritto con SIA il contratto nuovo, novennale, per raccolta e smaltimento dei rifiuti. Noi, nel momento in cui abbiamo quantificato il debito residuo, è come se lo avessimo praticamente estinto, perché quei 3.238.000 euro di debito che io ho trovato e che ho già ridotto saranno pagati in virtù di un accordo transattivo intervenuto fra Comune e SIA che la Giunta Comunale ha ratificato proprio nei giorni scorsi, sarà estinto con 60 rate mensili di valore pari a 46.000 euro al mese. Perché dico che come il debito sia stato estinto? È come se voi avete un debito e avete firmato delle cambiali, ovviamente le dovete poi pagare queste cambiali. Ma noi siamo un ente pubblico, abbiamo i bilanci triennali e la quota di 46.000 euro da aggiungere entro il 10 di ogni mese alla quota che pagheremo alla SIA per il nuovo contratto è già inserita in bilancio, ha già la copertura di bilancio e quindi si tratta soltanto di un debito che viene spalmato in 5 anni, guarda caso, 5 anni dura il concordato preventivo che noi abbiamo chiesto al Tribunale di Foggia di omologare. Da questo punto di vista voglio dirvi che ci sono buone novità, perché i due pilastri fondamentali di questo concordato non potevano che essere la garanzia 9 anni contratti con 6 comuni,
la garanzia in 5 anni, il pagamento di tutti i debiti che i comuni avevano con SIA, quindi non solo Cerignone ma tutti gli altri comuni. Quindi io credo che nel presentare il concordato, avendo questi due pilastri su cui fondare la nostra proposta concordataria, questo concordato abbia maggiore sostanza, forza economica, vigore, in modo da garantire la continuità aziendale. Nei prossimi giorni io spero di convocare egualmente la emittente che mi ospita per dare ulteriori informazioni, perché stiamo completando la manovra economica che deve contribuire, insieme alle cose che vi ho detto, a sostenere e rafforzare la nostra proposta di concordato.